Italia ne esibisce un gruppo. Attraverso tale manifestazione si propone come propulsore di sviluppo del settore industriale turistico. Normalmente si utilizza un certo moltiplicatore, un po' impreciso, però non ce ne sono altri con cui sostituirlo. E nel nostro mondo si calcola che per ogni euro fatturato dalla impresa fieristica, normalmente vi corrisponde nell'economia indotta un volume che è attorno ai 10-12 euro. Siccome il nostro gruppo ha realizzato un volume d'affari pari a 159-160 milioni di euro nel 2018, cito dati ultra sicuri, vorrei stare prudente, non faccio un calcolo utilizzando il massimo della forchetta dei 12 euro, 8-10, benissimo, il che vuol dire sviluppare per ciascuno dei PIL provinciali, quello di Vicenza dove abbiamo un quartiere e quello di Rimini dove abbiamo questo quartiere, un volume d'affari che complessivamente è attorno al 1,5 miliardi. Per quanto riguarda Rimini, la realtà Rimini, questo corrisponde al 10-12% del PIL provinciale del circondario della provincia di Rimini. Questo vuol dire che io posso concludere che l'attività fieristica e congressuale, non dimentichiamo che noi abbiamo in pancia una forte attività congressuale, è un fattore di creazione di reddito straordinario. Sarebbe davvero un peccato pensare che possa entrare in crisi.